Hi people of YouTube, welcome to a new episode of Mario Luigi Fratelli nel Tempo. A parte gli scherzi, benvenuti in questa prima puntata. Oh, questo è uno dei capitoli di Mario Luigi che ho giocato effettivamente meno dei tre principali, parliamo, perché questo qui ho fatto veramente fatica a trovarlo. Ci ho messo veramente tanto tempo per trovare la copia originale. Devo essere sincero, ne è valsa la pena perché comunque, nonostante tutto, è un ottimo capitolo, ha una buona storia, ha delle meccaniche diverse, sinceramente, rispetto a quello che è Superstar Saga e Viaggio al Centro di Bowser. Meccaniche che palesemente però non sono state riprese successivamente negli altri titoli, o comunque se sono state prese pezzettini piccoli piccoli. E devo anche dire che a livello di difficoltà usare 4 personaggi invece che 2 aumenta veramente poco poco, ma che non dispiace, perché comunque il gioco si può fare. Andiamo, giochiamo la nostra prima partita. Oh, tanto tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana. Scusatemi, in un angolo oscuro e sinistro dello spazio profondo c'era un pianeta misterioso e sinistro, con un alieno che aveva la mano destra. I suoi abitanti erano esseri sinistri, passavano il tempo a guardare il cielo, sinistri. Guardavano e basta, giusto? Sbagliato. Cercavano qualcosa e cercavano una nuova casa. Sono appassito. Alla fine posarono i loro sinistri sguardi su di un mondo lontano, un mondo meraviglioso e pacifico. E... eccolo lì. Il regno dei funghi. Me la rido. Oh, signorini Mario e Luigi, vi attendevo con ansia. Sì, la principessa vuole qualcuno con cui giocare. È piuttosto agitata. Premete i tasti direzionali in su per andare nella sua stanza. Vi prego di sbrigarvi. Let's go. Ui, corriamo. Ciao Peach, siamo arrivati. Siamo piccolo Mario e piccolo Luigi. Che gli è successo, Todd? Perbacco, che succede qui? Dov'è la principessa? L'ho presa io! Io, il principe Bowser, rapirò la principessa Peach! E voi filate, poppanti! No, mai e poi mai! Non sono per nulla d'accordo! In guardia! Puff! Ah, brucio! Ah, puff! A terra! Ora tocca a te, moccioso! Devo trovare una voce migliore per Bowser Jr. O per meglio dire, Bowser e basta. No, l'ho mancato, cacchio! Signorino Mario! Lo sapevo. Don che cacchio fa quello? Scusi se sono svenuto poco fa. È la sua prima battaglia. Vuole che le spieghi l'uso dei comandi azione? No, grazie. Ah, davvero? Molto bene, signorino Mario. È proprio un bravo signorino. Beccati questo. Evita questo! Bastardo! E intanto Luigi che cerca di distrarre Peach. Ah, quasi dimenticavo. Può anche evitare le fiamme del giovane Bowser. Posso spiegarle come schivare gli attacchi nemici? No, grazie. Ah, davvero? Molto bene, signorino Mario. È proprio un bravo signorino. Però non sono un trapper. Sono solo un bimbo rosso. Ecco qua. Questo effetto 3D però è fatto bene. Io sono un principe. Non posso aver perso. E vai. Che succede? Oddio, che è successo? Aiuto, crolla tutto. E Peach intanto rimane lì. E gattoni. Piu 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 piu. Però vero, però vero. Però vero, però vero.
Siamo la flotta intergalattica. Stiamo per venire a distruggervi. Si torna nel presente. Castello di Peach, Regno dei Funghi, presente. Il notiziario del Regno dei Funghi. Il famoso professor Strambica ha ultimato la macchina del tempo. La fonte di energia della macchina, la stella cobalto. Che col senno di poi sta stella cobalto, che ha un'energia misteriosa e tutto il resto, come cacchio l'ha fatto a non sapere che cosa ci fosse dentro? Perché più andiamo avanti nella storia, più si scopre delle cose su questa stella. E prima di tutto lo scienziato, ok, potrebbe non sapere, ma in teoria, piccolo spoiler, Peach sa perché quella stella ha quell'energia, e ora che ci penso non ha senso che gliel'abbia fatta usare. Comunque, alla sua presentazione, tenutasi al castello di Peach, sono accorsi i luminari da mezzo mondo. Secondo il racconto dei presenti, la principessa Peach era euforica, tanto che è partita immediatamente per il Regno dei Funghi del passato, così da cambiare la storia. Naturalmente Maestro Todd è fuori di sé dalla preoccupazione. I dettagli all'edizione delle 11. Principessa! Sua maestà, torni indietro! Mamma mia, sono fuori di me dalla preoccupazione! Non ti preoccupare, la mia macchina è sicurissima! Sono sicura al 999999999 che tornerà sana e salva! Orrore! Oh, svengo! Maestro Todd, si svegli, Maestro Todd! Wow, è svenuta dalla preoccupazione! Mario, c'è un rivital fungo nella stanza del Maestro Todd, puoi andare a prenderlo? Va bene! Io sono la tua telecamera, ciao! Ecco a voi la bella vista dell'area del castello di Peach! Mario è qui! Il rivital fungo si trova qui nella stanza del Maestro Todd. Ah, tra l'altro, questa icona mostra la posizione attuale di Mario. L'icona resta ferma se ti muovi all'interno della stanza, però quando ti sposti in un'altra stanza, anche l'icona si sposta. Whiff, whiff, whiff. Se ti perdi o non sai dove andare, guarda lo schermo superiore e ti schiarirai le idee. Ciao! Bene Mario, contiamo su di te! Il rivital fungo è in un blocco della stanza del Maestro Todd, non puoi sbagliare. Per farlo uscire vai sotto il blocco e salta. Di solito funziona. Ci penso io. Come te la cavi coi salti? Fa vedere. Però niente male, bravo, in bocca al lupo. Corro subito. Sono un po' lento rispetto alle volte scorse. Andiamo di qua. Iniziamo un attimo già a vedere cosa possiamo raccogliere. Tipo un paio di funghi. Una sola moneta. Ricordiamo questo, una moneta. Allora, vediamo di qua. Di qua, se non sbaglio, non c'è nulla. Certo che è veramente lento. Allora, probabilmente è proprio la versione DS che è lenta. Cioè, è proprio il gioco originale, non è l'emulatore o altro. Perché se giochi alla versione Superstar Saga, mi sembrava tutto iperveloce. Vuoi perché magari per GBA era più rapido? Non lo so, però mi sembra che sia più veloce. Poi non mi ricordo, viaggio al centro di Bowser, se la velocità è uguale a questa o meno. Ma a me sembra molto più lento Mario, sembra molto più lentino. Ecco altri blocchi, un fungo cura e 10 monete. Non male come premio iniziale, dai. Andiamo a prendere il fungo. Fungo che ovviamente è un oggetto unico, un oggetto di storia che non rivedremo mai più, neanche nelle storie successive. E ora andiamo a rivitalizzare il vecchio Todd. Ecco un cubo che può essere utile durante la storia. Neanche troppo se sei bravo a giocare. Però questo cubo in sostanza ci ricarica tutti gli HP. Non male, no? Questo cubo doveva essere presente anche in Superstar Saga. Infatti se andiamo nel debug menu del gioco si può trovare il modello funzionante anche di questo cubo. Il che faceva comunque capire che tu avresti potuto utilizzarlo, questo cubo, e che era già pronto. Aspetta, ma scusa un attimo. Vabbè, ormai è andata. Però poi, probabilmente per aumentare un po' la difficoltà, hanno deciso di toglierlo. Maestro Todd, hai gli ultimi desideri? A chi lascerai l'eredità? Principessa. Dottore, parli, ce la farà. La vedo male.
Temo che si tratti dello shock fungiforme da stress. Le proprietà curative del Vital Fungo sono la nostra unica speranza. Già lo danno per spacciato, sto povero vecchio. Maestro Todd! Eccomi! Beccatelo! Ale, sto meglio! E tu che mi davi per spacciato, stronzo! Urrà! Che succede? Piu 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 piu. Ecco un vortice spazio-temporale! Pif! Wow, come l'hanno ridotta di merda la mia macchina! Ho per 1000 bug di sistema! È la macchina del tempo! C'è qualcosa di strano, chissà cos'è andato storto! Oh, la principessa, bentornata! Sua maestà, ero così in pena! Sono un mostro! Ciao! Aiuto, aspetti, signor Luigi! Becca di questo. Ma in questo gioco non c'era il doppio salto? Ah no. In questo gioco c'è il doppio salto più avanti nel gioco. È in Viaggio al centro di Bowser che c'è il doppio salto singolo. Signor Mario, è un po' che non lotta, vero? Vuole che le ricordi l'uso dei comandi azione? No, grazie. Capisco, molto bene, signor Mario. Come desidera. Beccati questo. Ecco fatto. Uno. E due. Ah, quasi dimenticavo. Può anche evitare gli attacchi dei nemici. Posso spiegarle come si fa? No. Capisco. Vuole che le spieghi come segue un contrattacco? No. Capisco. Molto bene, signor Mario. Come desidera. Ecco fatto. Vai tranquillo, Mastro Todd, che non ho bisogno di spiegazioni. Gioco a questo gioco da una vita. Ecco fatto. E Mario è già avanti di un livello rispetto a Luigi. Benissimo. Con cosa possiamo iniziare? Io la butterei già sull'attacco, ve lo dico. Però possiamo buttarcela un attimo sui punti vita, visto che i primi giri sono tutti molto bassi, anche sulla difesa in realtà, eh. Due, beh, non male. Poteva andare totalmente peggio. Mats? Non c'è traccia della principessa, no, quel mostro orribile. Tranquilli, non ce l'hai mangiata a colazione. Quello è un Nintendo DS. Il tempo radar del mio DS indica che che Peach si trova nel regno dei funghi del passato. Tempo radar, che cavolo è? E da dove è uscito questo mostro? Questo lo ignoro, so solo che ridotta così la macchina del tempo è inutile. Aiuto! Cosa? Calmati, parla lentamente. Cosa? Uno strano buco nel giardino? La macchina del tempo potrebbe aver aperto dei buchi nel continuum temporale. Tutti in giardino! Ho tutto il title. Ok. Ah, Luigi, vieni anche tu nel giardino. Perché invece non stai qui a fare la guardia a questo mostro? No. Oh, capisco. Beh, se non ti va, non posso certo costringerti. Oh no. Chissà, forse in futuro dovrai affrontare ben prove più difficili. Comunque dimmi, sei bravo come Mario a saltare? Sai, lui è proprio un campione. Senti, senza offesa, ma a confronto di Mario sei un po' scarsino. Capisci cosa intendo? Mario, fagli vedere. Su Luigi, fai come Mario, mettici più impegno. Wow, ottimo! Un salto perfetto, degno di tuo fratello. Buon sangue non mente. Ehi, ora sbrigatevi in giardino. Sono stanco. Che dire? È un inizio avventura alquanto singolare. Che bello che però, allora, c'è da dire che con questo emulatore tutti i modelli dovrebbero essere aumentati di qualità. Però il gioco è fatto comunque a pixel. Se guardate però, tutto il gioco appunto a pixel. Le uniche cose 3D, per esempio, sono quando si fa la sfera tridimensionale fra un combattimento e l'altro.
E gli sparkle che escono fuori da questo cubo sono di una qualità altissima. Vabbè, facciamo un salvataggio. E ci salutiamo qui. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come se avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!